di quello che abbiamo. Il piano indicato esaurisca tutte le risorse messe a disposizione per la manutenzione della viabilità e quale eventuale ulteriore programmazione sia predisposta per i due tipi di intervento, diciamo, quindi per messa in sicurezza di condizioni particolarmente gravose e interventi sui passaggi pedonali. Grazie, risponde ancora l'assessore Messa. In merito all'interrogazione riprendo i concetti già espressi nella specifica Commissione Lavori Pubblici. Gli interventi in segnaletica orizzontale stanno subendo dei ritardi in quanto è necessario un periodo di assenza di piogge consecutive di almeno 3 giorni e, caso un po' particolare per questa stagione, cosa che non sta avvenendo da più di un mese. Non appena questo accadrà, procederemo alla predisposizione della segnaletica orizzontale di cui abbiamo già la ditta. I fondi stanziati per la manutenzione stradale sono stati portati dai 200.000 euro previsti inizio anno agli attuali 300.000 euro, quindi con un incremento di fondi, vista anche le esigenze che si sono venute a creare dopo questo inverno in cui è stato necessario buttare molto sale. L'elenco presentato nella Commissione permette di intervenire sulle strade elencate e crea un margine per interventi straordinari che, se venissero a creare da qua a fine anno, al momento non ancora prevedibili. E quindi è necessario creare un piccolo sacchetto per interventi al momento non prevedibili. Naturalmente, nel caso risultassero risparmi durante l'esecuzione dei lavori, di cui all'elenco, interverremo anche su altre strade. Naturalmente l'ufficio e l'amministrazione sono comunque sempre attivi a risolvere con le potenzialità al momento a disposizione qualsiasi segnalazione di pericolo in ambito stradale a partire dagli attraversamenti pedonali di cui lei faceva riferimento. Grazie. Grazie all'assessore. Prego per la replica il consigliere Lasia. Grazie Presidente. Allora, devo dire che mi fa piacere che quest'anno ci sia un ulteriore aumento di stanziamento perché, a mio avviso, il degrado degli ultimi anni è palese, manifesto a tutti e crea situazioni non solo visivamente negative, ma proprio in termini di sicurezza. E volevo far notare questo fatto, perché a mio avviso lo stanziamento previsto da quest'anno non arriva comunque a colmare il gap che si è creato dal 2014 a oggi tra i proventi, tra la somma dei proventi legati alle violazioni dei regolamenti, legati alla violazione del codice della strada, in proporzione agli interventi previsti per la messa in sicurezza e per aumentare la sicurezza della viabilità stradale. Nel 2014, quando partimmo con questa legislatura, in termini di competenza la cifra era di 463.000 euro. Il consuntivo di quest'anno a competenza pone 1.861.000. Quindi parliamo di una cifra che è più di 4 volte. E di conseguenza, scusate, dal punto di vista degli incassi, da circa 300 e rotti mila euro. Non ero io, giuro. No, non sono ventriloquo, quindi non ero io. Per fortuna non ci sono le partite, non ci sono i mondiali, se no a quest'ora avremmo. Mentre per quanto riguarda gli incassi si è passato da circa 300.000 a, per esempio, 2017 mi pare circa 1.484.000 euro. E le cifre stanziate a fronte di questi aumenti che sono stati vertiginosi, si sono impennati dal 2015 in avanti, l'aumento degli stanziamenti per questi interventi di messa in sicurezza non c'è stato. Perché per alcuni anni gli stanziamenti sono sempre stati, fino all'anno scorso, 100-150 mila euro.
L'anno scorso sono passate 200.000, quindi siamo forse arrivati vicino al raddoppio, ma neanche, e quest'anno 300.000. In realtà dovremmo aumentare questi impegni, perché sicuramente il sistema viario urbano e delle frazioni ne ha bisogno, e perché proprio per obbligo di legge una parte degli importi, dei corrispettivi per le sanzioni delle violazioni al codice della strada devono essere investiti in questo tipo di interventi per limitare il ricorso a questo strumento per fare cassa. Invece, alla luce dei numeri che ho dato e della situazione viaria della città, è chiaro, è evidente invece che l'aumento delle entrate extratributarie per queste voci è servito prevalentemente per fare cassa e non per gli scopi a cui dovrebbero perlomeno in parte servire, fino al 50%. Devo dire che accanto a questa voce ci sono altre voci che riguardano gli aspetti della cura della nostra città che sono carenti, e in particolare, sempre riguardo alla sicurezza viaria, direi che spiccano gli interventi sulle piste ciclabili e, come ho potuto far notare in una interrogazione all'inizio di quest'anno, anche lo sgombero neve. Direi che si è fatto davvero poco in questi anni da questo punto di vista, e questo si nota anche dalla numerosità delle richieste di danni che alcuni cittadini fanno all'ente per via di incidentalità, per la scarsa manutenzione degli spazi viari e pedonali. Quindi sollecito la Giunta a fare un'analisi dell'aumento degli stanziamenti a questo scopo, per far sì che la sicurezza viaria sia effettivamente implementata in questa città. Grazie. Grazie. Rimanga pure in piedi, perché la prossima interrogazione è come le altre. Vi erano interventi specifici per la messa in sicurezza dei ciclisti sulla rete stradale urbana e extraurbana. In particolare erano previsti degli stanziamenti con l'assegnazione di contributi regionali fino al 50% dei costi sostenuti. Devo dire che avevo avuto notizia, mi pare, o forse era la data della delibera di diciamo predisposizione di questi bandi, mi pare circa ormai più di un anno fa, e avevo cercato di informarmi negli uffici per capire cosa si stava succedendo al riguardo. Non mi risulta una partecipazione del Comune di Bra alla manifestazione di interesse che è propedeutica per l'accesso al bando e quindi alla possibile partecipazione allo stanziamento che la Regione ha previsto, che è di circa 10 milioni di euro. E se così fosse, quindi, quali sono le ragioni della mancata partecipazione a questo bando? Grazie. Grazie, risponde il Sindaco. Avrei quasi due pagine da leggere, ma cerco di essere molto, molto più breve. In realtà, la scelta di non partecipare, dopo aver provato tre tentativi, uno con la pista ciclabile di collegamento Cherasco-Ceva, la parte che riguarda Bra, cioè Bra-Cherasco-Pollenzo,
due, la collegamento con perché bisogna, erano dati dei punteggi maggiori se facevi intercomunalità e quindi il Bracca Valer Maggiore che poteva essere interessante per tutta una serie di passaggi rispetto alla riva eccetera, comportava dei costi molto elevati per quanto riguardava gli espropri della provinciale. E poi abbiamo fatto un tentativo con Carmagnola con un passaggio. Questi tre tentativi non hanno sortito effetti positivi, ma soprattutto ciò che ci ha fermato è il fatto che vi fosse un finanziamento, la richiesta di cofinanziamento del 50%, che è francamente una cifra decisamente elevata e che ovviamente non era compatibile con il nostro bilancio e le scelte che nel bilancio stavamo facendo. Detto questo, in ogni caso con il PUMS stiamo studiando nuovi percorsi ciclabili cittadini funzionali in sinergia con il piano della mobilità che contemplino sia i collegamenti col trasporto ferroviario sia quelli con il TPL. Grazie al sindaco. Il consigliere può replicare, prego. Grazie presidente. Questi tentativi, chiedo scusa, di che periodo questi tentativi? Intorno al precedente bando, ovviamente, ce n'è ancora un quarto con la TL, c'è stata un'ipotesi, una riunione ad Alba con la TL per vedere se era possibile fare il collegamento con Alba, Alba Asti da una parte, soprattutto la rimessa a posto del vecchio ponte di Pollenzo. Grazie Presidente, grazie per la precisazione al Sindaco. Una correzione su quanto diceva, solo che nel caso di partecipazione di più comuni e quindi di formazione di un raggruppamento, come il caso che citava adesso, si poteva raggiungere anche un finanziamento del 60% a fondo perduto. Ora, la risposta che ha dato l'interrogazione da un certo punto di vista mi soddisfa, dall'altra però ritengo che degli interventi sulla mobilità ciclabile manchino in questa legislatura e manchino totalmente, sia nella manutenzione ordinaria che nella progettazione e nella manutenzione straordinaria. Non tutti i bandi possono essere vinti, non tutte le occasioni possono essere colte, però sicuramente la progettazione da questo punto di vista va fatta, anche perché una cosa interessante di questo bando era la possibilità di finanziare interventi che, anche se svolti all'interno dello stesso territorio comunale, potessero essere legati contratte di interesse intercomunali o regionali, come appunto il passaggio da Alba verso Pollenzo e in sinergia con punti intermodali di scambio con il trasporto pubblico, in modo da privilegiare la mobilità trasporto pubblico e bici. La ringrazio intanto per la risposta e sicuramente andrò a verificare. Io scusa, andrò a verificare negli uffici.
negli uffici competenti questi avanprogetti, queste idee, per capire che cosa è stato fatto e quindi eventualmente cercare di portare delle idee e delle possibilità in più. Grazie. Grazie al consigliere Annasia. Sempre a firma sua, la quinta interrogazione, oggetto ripartizione dei ricavi da raccolta differenziata. Prego. Sì, nei mesi scorsi abbiamo affrontato la questione della gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sotto diversi punti di vista. Uno di questi era appunto il nuovo appalto. E nell'analisi in sostanza di questo tema ho esaminato il fatto che un tema che ho sottoposto anche nell'ultima commissione ambiente e servizi appaltati, per cui all'interno del consorzio Coapser i ricavi della raccolta differenziata sono distribuiti solo parzialmente in base alla raccolta differenziata effettivamente raccolta dal singolo comune. Precisamente per quanto riguarda la carta, mentre per la restante parte risulta distribuita tra i comuni consorziati in base a una proporzione pro capite. Avendo chiesto chiarimenti e motivazioni in commissione congiunta ambiente e servizi appaltati e ricevuta una prima risposta quindi dal presidente del consorzio, e ovviamente non essendo soddisfatto diciamo di quella risposta e volendo chiedere soprattutto il parere dell'amministrazione comunale, e considerando che negli ultimi anni la raccolta differenziata nel comune di Bra è aumentata in modo considerevole, senza però determinare, come sarebbe stato naturale, una diminuzione dei costi di gestione dei rifiuti, pur portando la città ai primi posti all'interno del consorzio per raccolta differenziata, interrogo il sindaco e la giunta sull'opportunità e quindi su che cosa considerano da questo punto di vista e quindi se sia opportuno o meno da parte loro che la ripartizione dei ricavi da smaltimento del rifiuto differenziato non segua una logica di non debba seguire una logica di equa ripartizione per gli utenti, in questo caso braidesi, in base alla raccolta differenziata effettiva, considerando che proprio per raggiungere questi livelli di raccolta differenziata i cittadini braidesi devono comunque sostenere i maggiori costi di raccolta. Grazie, e risponde l'assessore Fogliato. Sì, grazie. Allora, in merito alla sua richiesta, e dopo anche un attento confronto con il Coapser, fornisco alcune precisazioni propedeutiche all'intendimento poi del Comune. Precisazioni per quanto attiene all'attribuzione dei ricavi da smaltimento del rifiuto differenziato. Per quanto riguarda la carta e il vetro raccolti col sistema porta a porta o campane, trattandosi di materiali che possono essere conferiti alle piattaforme di recupero senza preventivo trattamento Cernita, il Coapser distribuisce i relativi proventi al Comune di Bra in ragione delle quantità effettivamente raccolte. Per quanto attiene alla plastica raccolta col sistema porta a porta, trattandosi di materiale che deve essere necessariamente selezionato, cernito e pressato al fine di ridurre al minimo le impurità e dunque ottenerne un provento, per ottimizzare ed economizzare tale servizio, la stessa è conferita da tutti i comuni del consorzio presso un'unica piattaforma, selezionata tramite gara d'appalto. Pertanto, stante l'impossibilità di verificare la qualità della raccolta effettuata in ogni singolo comune, i proventi relativi a detto materiale vengono ripartiti tra tutti i comuni del consorzio in base ai residenti. Per quanto attiene infine i materiali conferiti alle isole ecologiche, si precisa che le 18 esistenti sono ubicate presso solo 16 comuni sui 55 complessivi.
Pertanto, ciascuna isola ecologica è a disposizione di tutti gli utenti del Consorzio. Ne consegue che, come i relativi costi, anche i successivi ricavi vengono ripartiti tra i 55 comuni sulla base dei rispettivi residenti. Detto questo, riteniamo come amministrazione che si possa, nei competenti organismi, portare avanti alcune riflessioni sulla possibilità o meno di una differente ripartizione, ma sempre tenendo conto di quanto prima ho citato. Grazie all'assessore, prego consigliere Alasia. Grazie Presidente, parto dall'ultimo punto di illustrazione da parte dell'assessore, che è quello riferito ai centri di raccolta. All'incirca poco più della metà della raccolta differenziata contabilizzata nel nostro comune proviene dalla raccolta, diciamo, porta a porta, quindi un po' meno della metà è quello che risulta dai centri di raccolta. E se il principio è che tutti partecipano in quota capitaria alla gestione dei centri di raccolta e al suo funzionamento, mi sembra abbastanza chiaro che la suddivisione dei ricavi venga ripartita allo stesso modo. Perché la nostra cittadinanza non affronta costi specifici aggiuntivi per questo sistema di gestione di raccolta differenziata. Mentre per quanto riguarda la raccolta porta a porta, invece, è vero che è impossibile determinare la qualità perché c'è un conferimento di un certo tipo, però basterebbe affrontare, semplificando, un valore medio, cioè, tanto per dare dei numeri, ogni tonnellata di raccolta differenziata, ad esempio della plastica, a fronte di costi sostenuti per la raccolta di quella tonnellata, sostenuti esclusivamente dai cittadini braidesi, si evitano, in questo caso per il consorzio tutto, 160 euro più IVA di costi di smaltimento in discarica. A questi 160 euro più IVA si aggiunge il ricavo medio, quindi indipendente dalla qualità della raccolta dello specifico comune, di circa 300 euro più IVA a tonnellata nell'ultimo anno. Questo vuol dire che quella raccolta differenziata che per quanto riguarda la raccolta il costo è sostenuto solamente dalla cittadinanza braidese, a parte il lavoro, diciamo, del cittadino, frutta un vantaggio economico di 460 euro a tonnellata. A questo bisogna togliere i costi di gestione, i costi però non quelli fissi che già paghiamo nel piano finanziario TARI e già ripartiti in quota capitaria eccetera, ma i costi di gestione sempre unitaria, cioè per tonnellata, della raccolta differenziata. Siccome i dati per singolo comune ci sono e quindi siccome i quantitativi per singolo comune ci sono e possiamo basarci su una qualità media, è possibile, senza particolari problematiche, riconoscere nel principio che paghi per quanto utilizzi il servizio, o meglio, paghi per quanto produci rifiuti, consentire ai cittadini e ai comuni più virtuosi di effettivamente incassare o veder ridurre le spese di gestione totali, di gestione del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, perché fanno un lavoro, sono i cittadini che fanno la raccolta differenziata, ne sostengono i costi specifici di raccolta urbana e quindi penso che sia giusto criterio fare in modo
che venga riconosciuto specifico incentivo, specifico premio. Ricordo ancora l'anomalia del nostro caso, per cui a fronte di aumenti della raccolta differenziata del 20%, non abbiamo visto in questi anni diminuzioni dei costi della raccolta differenziata in forma proporzionale, considerando anche l'ultimo, gli ultimi dati del rapporto dell'ISPRA, che ci dice come normalmente i costi totali di raccolta e gestione dei rifiuti differenziati a livello nazionale costino circa un terzo in meno delle stessi quantitativi gestiti in modo indifferenziato, e ancora come le tariffazioni puntuali nella media dei 223 comuni che applicano la tariffazione puntuale per il principio che dicevo prima, paghi per quanto produci di rifiuti, ha dimostrato, conti alla mano, dati ISPRA, che con questo tipo di tariffazione, ho concluso, Presidente, si presenta un costo medio totale pro capite inferiore a quelli che invece utilizzano il nostro sistema, cioè quello di Tari normalizzata su tributo. Grazie Presidente. Grazie. Siamo alla numero 6. Firmatario è sempre consigliere all'Asia, condizioni pavimentazione via Principi. Prego. Grazie Presidente. Porca miseria, c'è anche la 7, non mi ricordavo più. Allora, questo è molto breve. Nelle settimane scorse ho notato che alcune parti con rifinitura pietra del sedime stradale di via Principi si sono deteriorate e parti appunto di pietre sono state sostituite da rappezzi in asfalto. E visto che su questo tema il consigliere qua alle mie spalle e forse anche insieme, non mi ricordo esattamente, avevamo prodotto delle interrogazioni riguardo la qualità e la garanzia dei lavori, volevamo capire se sono state individuate le cause di questi cedimenti o rotture che sono avvenute anche dopo tempi piuttosto brevi dal recente intervento di riqualificazione, perché di fatto siamo alla seconda stagione invernale, e quindi se si conoscono le ragioni e quale sia il programma, quali siano gli intendimenti per la riparazione delle finiture, questo sia nei confronti, diciamo, di una contestazione nei confronti di chi ha svolto i lavori, ma sia anche come modo di operare per fare in modo che non ci siano semplicemente interventi, diciamo, di rappezzo o con una scarsa vita utile, ma che siano interventi che mirino a ripristinare la durata, diciamo, che dovrebbe essere in origine prevista per questo tipo di interventi. Grazie. Grazie. Risponde l'assessore Messa. Allora, nelle settimane scorse effettivamente si sono riscontrate problematiche su alcune pietre insistenti sulla carreggiata viaria e altre sui percorsi per i provvedenti degli attraversamenti pedonali. Come già scritto dalla direzione lavori, questo si ritiene possa essere dovuto alla possibile bruciatura della miscela cementizia durante la posa nell'estate 2016, viste le alte temperature di quei giorni. Per garantire la sicurezza della viabilità viaria e pedonale è stato necessario intervenire con asfalto freddo, in quanto l'intervento di ripristino definitivo necessita della chiusura della viabilità per qualche giorno. Sentiti pertanto direzione lavori, impresa esecutrice, si è valutato che tale intervento verrà realizzato durante il periodo estivo, in particolare quando il traffico sarà meno intenso dovuto alla chiusura dell'attività scolastica. Prego consigliere per la replica. Grazie Presidente. Non l'ha detto l'assessore, questi interventi saranno a carico della ditta che ha svolto i lavori, quindi. Allora, di questo ovviamente ne sono soddisfatto. Io volevo porre l'accento su una questione.
Per questo tipo di interventi per cui sono previsti i rappezzi è assolutamente fondamentale la temporaneità degli interventi, perché come abbiamo visto nell'esperienza proprio in via Principi, ma in altre parti della città, come per esempio via Vittorio, o in altre zone dove ci sono o i blocchetti o i blocchi o i cubetti, quando interveniamo con rappezzi e l'intervento con rappezzo continua, diventa da temporaneo a permanente, aggraviamo il problema, perché il differente comportamento dei materiali alle sollecitazioni atmosferiche comporta un aumento della rapidità della decomposizione del manto urbano a cubetti o a blocchi. Per cui assolutamente fondamentale, sono quindi soddisfatto del fatto che si voglia intervenire subito su questo recentissimo intervento, ma chiedo anche che, come dicevo prima, su tutta una serie di zone di sedime stradale in cui abbiamo cubetti o blocchi, anche di recente installazione, non così remota, non si prosegua a posare rappezzi a freddo su rappezzi a freddo, ma ci siano siano previsti interventi di rifacimento di posa dei cubetti o dei blocchetti che ripristini le condizioni iniziali. Altrimenti il decadimento della qualità della pavimentazione accelera in modo esponenziale. Via Vittorio ne è un esempio, alcuni tratti, ad esempio, alcuni pezzi di via Piumati di recente intervento ne sono un esempio, passaggi pedonali come quello di Piazza Giolitti ne sono un esempio. Non dobbiamo più ricorrere a questi sistemi, ma dobbiamo ritornare alla ricomposizione della posa di cubetti e blocchi. Grazie. A lei. Settima interrogazione, sempre da parte del consigliere all'Asia, che riguarda le condizioni dei giochi e dei servizi igienici in Piazza Roma. Grazie Presidente. Prego. Come avevo visto ricordare in un articolo di giornale qualche tempo fa, questa interrogazione potrebbe avere il titolo, dalle parole del sindaco di qualche anno fa, i cessi d'oro, se ricordo bene. Allora, per quanto riguarda i servizi igienici pubblici in quella città, sono stati, penso, oggetto di vandalismo e sono ormai inutilizzabili da tantissimo tempo. Inutilizzabili, ma se avete l'occasione di passarci vicino, l'odore di urina è fortissimo e quindi le condizioni igieniche in quell'area sono pessime. Inoltre, sempre parlando di Piazza Roma, c'è un punto luce che non mi risulta funzionante anch'esso da parecchio tempo, ma in generale, per quanto riguarda i giochi, siccome quella è una delle aree più frequentate per i giochi dei bambini e anche un'area centrale, è scarsamente illuminata e soprattutto per questa stagione dell'anno diventa scarsamente o meno fruibile per la mancata efficienza dell'illuminazione e anche, visto l'età degli utenti, anche potenzialmente pericoloso. E dato che quest'area, diciamo Piazza Roma nel suo complesso, è di fatto uno degli accessi alla città e quindi un biglietto da visita della nostra città per molti visitatori, e per quanto riguarda il parco giochi è uno dei pochi che ci sono in città, e in generale, sempre riferito invece al problema dei servizi pubblici, c'è una scarsa dotazione di bagni pubblici in città, interrogo il sindaco e la giunta riguardo alla necessità di curare la manutenzione dei punti luci in quell'area e pensare di implementarla per renderla maggiormente fruibile in sicurezza nelle ore serali, soprattutto in questa stagione dell'anno,
e quale sia lo stato dell'arte per quanto riguarda modi e tempi di ripristino delle funzionalità dei beni pubblici di questa piazza e se in generale, visto che questa interrogazione nasce anche dalla sollecitazione di alcuni cittadini, abbiate ricevuto segnalazioni e necessità di prevedere bagni pubblici per altre aree pubbliche, bagni pubblici ovviamente funzionanti, e se abbiate in programma qualche intervento. Grazie. Grazie, risponde ancora una volta l'assessore Messa. Allora, in merito ai punti luce dell'intera piazza, l'impianto è già stato oggetto di riqualificazione alcuni anni fa. La presenza di molta vegetazione, che però è assolutamente fondamentale, soprattutto in questo periodo estivo per l'ombreggiamento, aumenta alcune zone di ombra. Rispetto alla segnalazione specifica, naturalmente arrivata la segnalazione, il punto luce è stato immediatamente riparato. La invito alle prossime volte anche a fare segnalazione o direttamente sottoscritto agli uffici per interventi più rapidi. Direi che il verde viene gestito con la massima attenzione, se fa un giro in questi giorni lo potrà sicuramente notare. È vero che ci sono alcune zone che hanno un utilizzo molto intenso e per cui alcune aree del verde sono più usurate. In merito ai bagni, i lavori per la rimessa in funzione sono già stati affidati. Riteniamo però che prima di eseguire queste lavorazioni vorremmo predisporre degli impianti di videosorveglianza proprio per evitare nuovamente gli atti vandalici che hanno portato all'attuale chiusura. Il problema degli atti vandalici è un problema evidente e quindi in questi anni abbiamo cercato di lavorare affinché le aree pubbliche che necessitano di bagni avvengano attraverso appunto bagni presidiati facendo convenzioni con gli esercizi commerciali. Grazie. Grazie l'assessore Messa, replica ancora il consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente, parto dalla fine delle ultime considerazioni dell'assessore. Per quanto riguarda i bagni pubblici in convenzione sorvegliati per il problema del vandalismo, devo dire che sono d'accordo sul tema della videosorveglianza per l'area specifica, un po' meno sul tema delle convenzioni per il fatto che poi alla fine gli orari di apertura di questi bagni pubblici sono legati a limiti ben precisi e probabilmente a volte troppo restrittivi. Andrebbero riconsiderate, secondo me, alcune questioni in questo senso. Per quanto riguarda le segnalazioni, in genere cerco di farle sempre, e quindi insomma raccolgo, come dire, la sollecitazione dell'assessore, ma come sa insomma normalmente lo faccio e mi presto volentieri a svolgere quello che ritengo sia alla fine uno dei servizi che debbo svolgere. Non sono d'accordo non sono soddisfatto perlomeno della risposta per quanto riguarda i punti luce nell'area giochi. Prevedere un'illuminazione adeguata in un'area verde fa parte della progettazione dell'illuminazione dell'area verde, quindi il fatto che ci sia vegetazione diciamo in un'area a verde pubblico non è una cosa così straordinaria, e il fatto che l'illuminazione così com'è non funzioni, non sia efficiente, deve comunque obbligarci a una riflessione. Quello spazio lì deve essere usufruibile ed è, siccome è molto frequentato, soprattutto d'estate, nelle sere d'estate, secondo me è un'esigenza che va assecondata. Il tema dell'illuminazione è legato anche al tema del vandalismo, perché se le aree oggetto al vandalismo sono ben illuminate e la videosorveglianza non necessariamente richiede con gli attuali strumenti una buona illuminazione, una buona illuminazione scoraggia da una parte il formarsi di gruppi che si sentono diciamo al riparo e quindi scoraggia, ovviamente non è un fatto determinante ma un fattore in più per diminuire fenomeni
di tipo vandalico. Per quanto riguarda invece la gestione dell'area verde, devo dire che adesso in questo momento c'è una maggiore cura, ma la cura delle aree verdi nella città è fatalmente, scusate, ho usato un termine non italiano, è estremamente carente. Carente anche nel periodo, nei 6 mesi l'anno che sono autunno e inverno, quindi metà dell'anno, anche in quella zona, che è una zona, come dicevo, di porta e di visibilità nei confronti dei visitatori che arrivano nella nostra città, quindi di primo impatto. Ma nelle aree che sono appena al di fuori o vicine o un po' più distanti dal centro e da quest'area di primo impatto, le condizioni di gestione dell'area verde sono assolutamente disastrose. E non c'è stato contenimento dei costi, quindi i risultati sono pessimi in termini di efficienza e di risultati, sia in termini di cura del verde che in termini di pulizia delle aree verdi. Quindi questo è un capitolo estremamente negativo, non sono assolutamente soddisfatto dalla risposta che ha dato per questa voce di capitolo. Mi auguro invece, per quanto riguarda la questione dei bagni pubblici e dei punti luce, che ci sia un approfondimento in merito, perché quella zona della città, per l'utenza che ha, lo merita sicuramente. Grazie. Grazie. Siamo all'ultima interrogazione, a firma del consigliere Amajou, che interroga la Giunta a proposito delle barriere architettoniche. Prego, consigliere Amajou. Grazie Presidente. Sì, diciamo che l'interrogazione che ho fatto prima sul manto stradale è un po' legata a questa, perché il percorso che ho fatto è partire dalle case popolari, viceversa, fino al centro città, per capire quali sono le mancanze. Sulla prima interrogazione abbiamo risolto, sulla seconda ho notato appunto che su quasi tutti i marciapiedi ci sono dei gradini, anche davanti alla scuola materna, dove appunto tutti i giorni passano mamme con i passeggini, ma anche davanti all'Associazione Volontari Italiani per la Sclerosi Multipla, dove spesso portano gente disabile, persone disabile, persone in carrozzina. Insomma, considerato che appunto la città deve essere per tutti fruibile, insomma, su tutto il territorio, da tutti, volevo insomma mettere l'accento appunto su quelle persone che purtroppo per motivo permanente o temporaneo non possono avere delle capacità complete motorie. E visto che su questi pezzi qua, soprattutto su Viale Industria, c'è una parte di pavimentazione da rifare, a mio avviso, su tutto il marciapiede che collega quasi la Bocciofila fino alla chiesa del Bescurone. È tutta una pavimentazione non idonea al passeggio, e anche quando le persone appunto portano i figli con i passeggini devono sempre fare delle impennate oppure dei gradini, dei salti. E visto che quello è il percorso che collega sia le case popolari lì vicino, ma anche le altre case limitrofi verso la scuola materna, quello è il percorso che viene fatto tutti i giorni da tante mamme e padri. E quindi volevo chiedere se appunto a fronte di questo rifacimento del manto stradale che si vorrebbe realizzare nelle prossime opere, se era possibile prevedere, soprattutto in questi due luoghi, il rifacimento anche della pavimentazione dei marciapiedi. Ma la cosa particolare è che, continuando il cammino da Piazza Giuditi verso la stazione, penso che tutti sappiamo dei due pilastri che ci sono proprio sul marciapiede,
rendendo il marciapiede praticamente di 50 cm di larghezza. Impossibile il percorso sia a passeggino sia in sedia a rotella, contando che anche in questo caso c'è un gradino bello alto. C'è un altro pilastro della luce nuovamente a distanza di 15 metri sullo stesso tratto, che anche questo impedisce il normale passaggio, e infine insomma andando avanti fino ad arrivare davanti all'Abet. Secondo me questo è un tratto che andrebbe davvero rivisto. In alcuni contesti addirittura, come vedete nelle foto che ho fatto e ho allegato a tutti quanti, sono dei gradini anche molto alti. E quindi chiedevo appunto, soprattutto davanti alla caserma dei Carabinieri, c'è una barriera architettonica visiva, dove ci sono le strisce pedonali coperte completamente dagli alberi, e questa segnalazione la feci già 3 anni fa, che rende veramente molto pericoloso il passaggio pedonale ogni volta. Contando che anche in questo contesto ci sono nuovamente dei gradini. E quindi la richiesta era, uno, per capire se c'è una mappatura cittadina con tutti i luoghi, insomma, che rendono il passaggio difficile, e soprattutto se su questo tratto era possibile prevederlo nelle opere di rifacimento del manto stradale. Grazie. Grazie a lei. Risponde l'assessore ai lavori pubblici Messa. Credo che le ultime due amministrazioni negli ultimi 10 anni abbiano fatto un enorme intervento in città di rimozione delle barriere architettoniche, sia negli edifici pubblici che sulle strade. Ringrazio anche l'ufficio, che è molto sensibile rispetto a questa tematica, e prendendo proprio solo l'ultimo caso, stiamo in questo momento facendo una rampa per garantire ai disabili di poter accedere al campo da basket della cosiddetta casetta dal cortile della scuola media della chiesa. Questi interventi sono venuti grazie a un cambio di mentalità nell'approccio progettuale, che ha visto nell'eliminazione dei marciapiedi rialzati una rivoluzione per la mobilità dei diversamente abili. Abbiamo cercato di risolvere diverse problematiche all'interno della città, ci auguriamo perlomeno di non lasciarne in eredità, visto che ne abbiamo ricevute tante barriere architettoniche in eredità. Cerchiamo di prendere in considerazione tutte le segnalazioni, sicuramente anche le sue, attraverso il lavoro molto dettagliato che ha fatto, e siamo impegnati quotidianamente a risolvere quelle che vengono considerate le maggiori problematiche, quelle prioritarie, anche grazie a una stretta e importante collaborazione con le associazioni che si occupano in modo specifico di questa tematica. In tal senso, per quanto possibile, interverremo rispetto alle segnalazioni fatte attraverso i fondi, se sarà possibile, dell'attuale accordo quadro. Grazie all'assessore Messa, e consigliere Maggiù, se vuole può replicare. Sarò più breve di prima. Assolutamente è stato fatto tanto su andare incontro a queste esigenze. So che vi era anche una persona disabile candidata alle politiche che portava avanti queste tematiche, però su questo tratto delle periferie penso che abbia, almeno per adesso, un'urgenza un po' più importante di l'attesa di fondi, soprattutto davanti alla scuola materna e soprattutto nel percorso che collega Bocciofila, quindi anziani che vanno a giocare a bocce, alla scuola di Vescurone. Quello penso che sia il punto più importante al momento. Grazie al consigliere Maggiù. Quindi sono finite le interrogazioni e ci restano 2 mozioni. La numero 3 e la numero 5, rispettivamente, dell'ordine del giorno. La numero 3, presentata dal consigliere Allasia, per oggetto
promozione e incentivazione della sperimentazione del vuoto a rendere ai sensi del decreto 142 del 3 luglio 2017. Quindi prego il consigliere di illustrare la mozione. Grazie. Grazie Presidente, cercherò di essere brevissimo nell'illustrazione della mozione. Che una mozione che si inserisce nell'alveo della direttiva, delle direttive europee sulle vie prioritarie per diminuire la produzione di rifiuti da imballaggio. Per cui le vie prioritarie individuate sono ovviamente la riduzione della produzione alla fonte, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e via di seguito le altre forme di recupero dei rifiuti da imballaggio, in modo da ridurre lo smaltimento di tali rifiuti, lo smaltimento finale sotto forma di incenerimento piuttosto che in ultima sede conferimento in discarica. Il decreto 142 del 2017 prevede la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggio destinate all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo tal dei tali del testo unico ambientale, la legge 152 del 2006. Queste parole roboanti sono essenzialmente il ritorno a quella, io ancora me la ricordo, a quella vecchia abitudine che era il riutilizzo degli imballaggi in vetro. In questo caso qua ci si pongono degli obiettivi più generali di recupero e riuso degli imballaggi per uso alimentare in senso più generale. Ma ovviamente il primo utilizzo e di più facile attuazione rimane ancora oggi quello in vetro. Questa legge prevede che gli esercenti aderenti alla filiera versino una cauzione contestualmente all'acquisto di un imballaggio riutilizzabile pieno, con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto. Quindi è un accordo che riguarda esercente con la ditta fornitrice di alimenti, quindi pensiamo ad esempio esercizi tipici coinvolti da questa forma di incentivo dovrebbero essere tipicamente le attività ricettive di somministrazione di bevande, di cibi e bevande. Considerato che questo stesso regolamento prevede l'articolo 5, purtroppo, ahimè, dal punto di vista degli incentivi statali, la sola concessione agli operatori coinvolti del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e di un attestato di benemerenza, non diciamo cosa potrebbero farci con l'attestato di benemerenza, oltre alla iscrizione in un apposito registro, questo invece di grande valore simbolico, diciamo. Si spera informatico, perlomeno l'impatto dovrebbe essere inferiore. Mentre risultano, ahimè, del tutto assenti incentivi di tipo economico o altri tipi di incentivo volti alla facilitazione nei confronti degli operatori coinvolti nella sperimentazione, che ricordo sono aziende distributrici o produttori e esercenti. Quindi queste forme di incentivazione, e qui effettivamente la parola incentivazione è ampiamente esagerata, perché quelle statali consistono in benemerenze in sostanza, potrebbero, anzi non risultano sicuramente sufficientemente incoraggianti rispetto all'adozione di un sistema vuoto a rendere, se ovviamente non sono accompagnate da incentivi di carattere economico o di altro tipo. Il Consiglio Comunale, quindi, dice il testo della nostra mozione, in un'ottica di gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, riconosce quale azione fondamentale la riduzione ed il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio,
e che questi risultati possono essere conseguiti con successo attraverso il sistema del vuota rendere e la contestuale adozione dei prodotti opportuni incentivi economici auspicabili o di altra natura nei confronti degli operatori aderenti, quale giusto riconoscimento per l'adozione di tale pratica virtuosa, e che tale sperimentazione registri un'ampia adesione al fine di garantirne l'esito favorevole. In questo senso, quindi, l'impegno che si chiede è quello di approvare forme di incentivo economiche da parte del nostro ente che agiscono sulla riduzione della tassa sui rifiuti per gli esercenti che aderiranno alla sperimentazione in premessa. Facendo ricorso, suggerisco in questa mozione, ad esempio, il fondo specifico per le utenze non domestiche, quello recentemente aumentato per quest'anno da 15 a 30 mila euro, che ha la finalità di compensare gli aumenti dovuti al passaggio alla Tari avvenuta negli anni scorsi e quest'anno ancora aggravante di un aumento pari al 15%. Questo è quanto al momento. Grazie. Grazie al consigliere che ha illustrato la mozione e adesso c'è la discussione. Consigliere Gemma, prego. Grazie Presidente. A nome della... Scusate, ma a quest'ora la voce è questa. Allora, a nome della maggioranza desidero sottolineare che tale mozione può essere condivisibile, con un'eccezione nell'impegno proposto al Sindaco e alla Giunta. Pertanto proponiamo di emendare in modo scorrevole, senza troppi vincoli, tale impegno, al fine di definire con più attenzione e con maggiori certezze le agevolazioni proposte. Riteniamo sia opportuno ragionare e fare ricerche più approfondite per intervenire in modo coerente nei confronti di chi vorrà aderire a tale sperimentazione. Pertanto proponiamo di cambiare il testo dell'impegno al Sindaco e alla Giunta e quindi lo leggo ad approvare forme di agevolazione od incentivazione per gli esercenti nonché distributori che aderiranno alla sperimentazione di cui al predetto regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare. Punto. Tutto qui. Grazie. 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 Prego, sì. Vedevo la ressa per prendere la parola e quindi mi sono fatto largo. Sì, non ho nessun problema ad accettare la modifica testuale e, sulla parte impegnativa, anche perché la sostanza non cambia in sostanza, quindi nulla da eccepire per me sull'emendamento. Grazie di questa precisazione, quindi praticamente lei lo fa proprio, così votiamo, se lo fa proprio votiamo in un unico, cioè per carità, fermo restando che ci mancherebbe, se c'è altri hanno tutto il diritto di intervenire, ci mancherebbe, però da parte sua lei lo includerebbe nella sua mozione originaria, perfetto. Se non ci sono interventi, sì, il consigliere Panero, prego. Sarò telegrafico solo per esprimere il voto mio e del mio gruppo favorevole a questa mozione, anche con le modifiche che non cambiano il contenuto. Più volte in questa sede come gruppo abbiamo richiesto che venissero proposti degli incentivi o comunque che la correlazione fra l'aumento della differenziata, l'argomento comunque rifiuti è questo, e quanto pagato dai nostri cittadini potesse avere una correlazione
inversa, più la differenziata aumentava e più i nostri cittadini, che sono gli artefici di questo aumento della differenziata, potessero pagare meno. Per questo motivo, non mi dilungo oltre, visto anche l'ora, esprimo il mio voto favorevole a questa mozione, così come anche modificata, che non ne modifica sostanzialmente il contenuto, dalla maggioranza. Grazie. Grazie al consigliere Panero. Zanno in spalla, non capisco, scusi, così a Bergesio lei lascia la, sala? Sì. Ah, ok. Benissimo, quindi prendiamo nota che esce il consigliere Bergesio con lo zaino. Voleva andarsene di nascosto? Sì. Perché? No, ma con lo zaino, perché mi ha fatto un po' sorridere il fatto che si è fatto un po' di contorsione. Allora, se non ci sono più interventi, allora io porrei in votazione il testo così come è stato corretto dall'emendamento proposto dal consigliere Gemma. Quindi prepariamo tutto quanto alla tecnologia e segnaliamo la presenza. Ecco, bravo. Quanti? Uno. Manca anche il sindaco. Manca anche il sindaco. 12. 2, 4, 6, 10. Appunto, gli scrutatori sono. Sindaco 12, questo momento siamo 12. Ero troppo impegnato a contare quelli che mancavano, non l'ho votato io, scambiate pazienza. Allora adesso possiamo votare. Si può votare, prego. Va bene, votazione chiusa. Mozione approvata all'unanimità. Ultima mozione e anche ultimo argomento all'ordine del giorno, proposta dai consiglieri all'Asia e a Maggiù, oggetto attuazione regolamento Unione Europea 2016.